Benvenuti, benvenuti e bentrovati negli studi della Nuova TV, visibile sul canale 12 del Digitale Terrestre e streaming sulla nuovatv.it. Questo è Sport Inside, consueto focus a 360 gradi su tutte le discipline sportive lucane, prestigiosa passerella dove avete visto sfilare e vedrete sfilare tutti, ma dico tutti, i protagonisti dello sport. Quest'oggi verremo proiettati nell'abitacolo andando a accendere così i motori con il piede sempre ben pigiato sull'acceleratore e lo andiamo a fare proprio con uno dei guru del movimento, con uno dei personaggi più di spicco dell'intero panorama sportivo lucano e non solo. Pensate, 156 podi in carriera, comincia a vincere a 12 anni nell'89 nel campionato regionale karting, vince il trofeo invernale Renome Gun nel 98 e nel 2000 e sempre nel 2000 trionfa anche nelle finali internazionali Renome Gun a Valencia, nel 2003 e nel 2004 terzo assoluto nel campionato italiano trofeo Clio 2000, nel 2005 parte invece la grande avventura nel cavallino rampante con la grande avventura appunto nel Ferrari Challenge con il terzo posto nel campionato italiano e in quello mondiale. Nel 2006 si avvicina sempre più col titolo di vice campione italiano e mondiale sempre nel Ferrari Challenge per poi nel 2007 salire sul tetto del mondo vincendo il trofeo Pirelli Ferrari Challenge e le finali mondiali. Nel 2009 l'esperienza con la Carrera Cup con il terzo assoluto del 2010, nel 2011 arriva quarto per poi trionfare nel 2012 con quattro vittorie e l'approdo nell'attuale team EB Motors. Nel 2013 trionfa anche nel campionato italiano Gran Turismo e nel campionato Targa Tricolore, arrivando nella stagione passata col titolo di vice campione italiano con quattro successi. Tutto questo in apnea per snocciolare solo la punta dell'iceberg di successi centrati da Vito Postiglione. Allora andiamo subito a presentare il nostro ospite. Benvenuto Vito, grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto appunto, ben trovato a Sport Inside. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie per esserti ritagliato anche un piccolo lasso di tempo tra una gara e l'altra per essere stato nostro ospite. Sì, sicuramente comunque grazie a voi, è comunque un piacere essere qui, quindi sono comunque felice di essere qua. Ci siamo presi un po' di tempo per snocciolare appunto tutto il ricco palmarès che sono solo una piccola parte della grande mole di successi centrati dal nostro grande ospite. Allora ovviamente prima di stuzzicarlo e buttarci a capofitto nel nostro talk show, nel nostro dibattito sportivo, ci andiamo a godere proprio la prima parte del nostro grande film. See you.
È stato il Misano World Circuit ad inaugurare l'11ª edizione del campionato italiano Gran Turismo, la serie tricolore riservata alle affascinanti e potenti vetture GT, tanto amate dagli appassionati. La prima uscita stagionale si è presentata davvero al top, con equipaggi e vetture prestigiose che hanno fatto la storia di questo genere di gare. Tra le protagoniste annunciate della stagione ci saranno sicuramente le Porsche GT3R dell'EB Motors e dell'Antonelli Motorsport, vittoriose sul tracciato romagnolo con gli equipaggi Postiglione Lucchini e Passuti Mapelli. Al via di gara 1 Mapelli sorprendeva il poleman Postiglione e si portava subito in testa davanti al pilota dell'EB Motors, Barry, Maino, Lancieri e Sonvico, mentre nella GT Cup era Maglia a prendere il comando precedendo Pichler e Bianco. Al sesto passaggio Postiglione guadagnava la scia del leader della corsa Mapelli, che difendeva con i denti la sua posizione. Al decimo passaggio Postiglione tentava invano l'ennesimo attacco a Mapelli e nella stessa tornata Sonvico e Maiano si toccavano. Corsia box aperta per i cambi pilota, Sonvico passava a Rangoni e Postiglione aveva la meglio su Mapelli. Al rientro di tutte le vetture in pista Lucchini, subentrato a Postiglione, si confermava al comando davanti a Passuti, Sanna e Capelli. Alla 25esima tornata Passuti guadagnava la scia del leader della corsa Lucchini, abile in più occasioni a rintuzzare gli attacchi del bolognese, mentre Ciro, tre giri più tardi, iniziava un bel duello con Colombo per la quarta piazza, scambiandosi la posizione in un paio di occasioni. Mentre al comando Lucchini aveva il suo bel da fare per contenere gli attacchi di Passuti. Sotto la bandiera a scacchi le posizioni non cambiavano, con Lucchini che andava a conquistare la sua prima vittoria stagionale davanti al pilota bolognese e a Ciro, mentre in quarta posizione chiudeva Colombo davanti. Non sono partito molto bene, poi però sono riuscito a tenere subito il passo di Mapelli, fino a quando sono riuscito a passarlo e ho recuperato un po' di secondi di vantaggio. Poi devo fare i complimenti a Luigi, che è stato davvero bravo a finire di fare il lavoro che dovevamo fare. Bravo Luigi. E ci siamo fatti travolgere dal pedale del gas spalancato del nostro ospite Vito Postiglione, della nostra grande star dei motori. Allora andiamole a inquadrare pure le nostre protagoniste, che grazie anche all'aiuto della regia, grazie soprattutto all'aiuto e alla disponibilità del nostro ospite Vito Postiglione, ci ha portato le sue macchine qui in redazione. No, scherziamo, sono soltanto delle fedeli repliche delle macchine appunto che hanno centrato i successi con alla guida il nostro ospite. Grazie anche all'aiuto di Vito. Vito, se magari continuiamo a inquadrarle, ci racconti magari quali macchine sono. Abbiamo visto la Ferrari e le due Porsche. Sì, allora il Ferrari 430 è quella in cui ho vinto sia il titolo italiano che il campionato del mondo nel 2007. Poi abbiamo la Porsche Carrera Cup, in cui ho vinto il titolo italiano nel 2012 con EB Motors. Poi abbiamo il GT, è quella in cui abbiamo vinto anche il titolo italiano nel 2013 del campionato italiano Gran Turismo in coppia con Luigi Lucchini. Ecco, noi Chico abbiamo visto le macchine, abbiamo parlato già di successi, abbiamo visto soltanto la prima parte risalente al campionato italiano Gran Turismo del 2013, vinto ovviamente dal nostro ospite, però noi vogliamo partire a monte, da come è nata la tua love story, la tua passione per i motori, per il pedale del gas e soprattutto come è nato anche il soprannome Chico, entrambi dall'infanzia immagino. Sì, praticamente Chico è praticamente nato così per gioco. Diciamo, mia mamma mi chiamava Chico da piccolo e quindi alla fine mi è rimasto questo soprannome, diciamo così, che comunque qua in Basilicata a Potenza mi chiamano tutti Chico, invece sulle corse ormai sono Vito Postiglione, quindi alla fine adesso stanno iniziando un po' lì anche a chiamarmi Chico, perché ce l'ho scritto anche sulla tuta, quindi alla fine stanno anche loro imparando a chiamarmi così. Invece per quanto riguarda questa passione praticamente è nata per gioco. Nel lontano 84-85 ho iniziato così ad andare a girare alla pista del Pantano dei go-kart, alla pista Cobra, che adesso non c'è più, purtroppo da un po' di anni non c'è più, e lì così per gioco ho iniziato, diciamo, a girare un po', e lì chiaramente ho iniziato, insomma, questa passione che ho comunque continuato a coltivare negli anni, fino al 1989, dove vinsi il campionato regionale della Centitalia. Poi ho corso per un po' di anni con le moto, ho fatto gare di enduro e motocross dal 93 al 97, di cui ho vinto per 3 anni consecutivi il trofeo Centitalia classe 125,
e in più nell'anno 96 vinsi anche il titolo assoluto, sempre nella categoria enduro. Poi sono passato alle auto, praticamente ho corso con una Peugeot 1003 Gruppo N correndo in salita, che la macchina mi era preparata da Antonio D'Andrea di Potenza, e lì abbiamo praticamente disputato 19 gare in salita, di cui ne ho vinte 15. E stesso nell'anno 98 praticamente ho partecipato alla 6 ore di Vallelunga, dove mi ha coinvolto un mio amico sempre di Potenza, e anche lui era un grosso appassionato di corse, si chiama Vito Mecca. Così insomma andiamo a fare questa gara e da lì in poi, sempre nel 98, andai a fare questo trofeo invernale a Maggione con la Mégane, dove praticamente lo vinsi per un punto. E vincendo quel campionato lì ho avuto un premio per poter partecipare l'anno successivo al Mégane Cup nel 99, dove in quell'anno lì ho vinto praticamente 3 classifiche su 4, quindi vinsi la classifica Michelin Junior, esordiente, e arrivai secondo assoluto al mio primo anno in pista, quindi con tante persone, tanti piloti già molto esperti di questa categoria. L'anno successivo vinsi il Mégane Cup nell'anno 2000. E l'abbiamo già snocciolati tutti i successi, la maggior parte. Quello che mi preme sapere, appunto, come ci ha detto anche il nostro Chico, siamo andati anche a spulciare il suo curriculum, quindi una parentesi con le moto, diciamo una scappatella con le due ruote, prima ovviamente del grande amore con le quattro. Invece. Sì, sicuramente sì, però anche lì devo dire che comunque è stata una bella esperienza, perché comunque mi sono divertito, ho vinto tanto, quindi alla fine... Qualsiasi sport fai, bisogna metterci sempre impegno, passione, tutto quello che c'è, senza tralasciare niente, sennò i risultati alla fine non arrivano. E parlando appunto di risultati, quelli più recenti, perché viene appunto dalla recentissima doppietta nel Midget Series di domenica 10 maggio, battendo anche un tuo ex compagno Liberati. Sì, diciamo che lì praticamente questo campionato non era in previsione quest'anno nella stagione 2015, e praticamente sono stato invitato alla prima gara di Imola dal team in cui corre in questo momento Edoardo Liberati, mio ex compagno di team l'anno scorso nel Carrera Cup. Ho dovuto sostituire lui perché era assente per quell'evento, e poi sono stato chiamato dal team Composite, dove abbiamo corsa d'Adria, e lì praticamente ho fatto sia la pole e ho vinto tutte e due le gare, e quindi adesso siamo comunque in testa al campionato. Spero di poter continuare anche lì la stagione, perché erano diciamo due eventi spot, insomma, quindi adesso comunque mi ritrovo in testa al campionato con 18 punti di vantaggio sul secondo, quindi spero di poter continuare anche questo campionato. E l'avevano semplicemente invitato, mentre invito, ho pensato bene, di fare doppietta al Midget Series. E parlando appunto di compagni, nella tipo di specialità in cui gareggi, i compagni si fondono alla fine in un'unica entità, nonostante questo sia uno sport individuale ovviamente, però per vincere, ovviamente per gareggiare, per provare a competere per il successo, c'è bisogno della prestazione anche del compagno e viceversa. Sì, sicuramente sì, anche perché dipende anche dalla tipologia del campionato. Quindi il campionato che sto comunque facendo quest'anno è lo stesso che ho vinto nel 2013, quindi il campionato italiano Gran Turismo, e lì il regolamento prevede comunque due piloti, in cui quest'anno corre con me Vincenzo Donativi, che comunque è un gentleman driver, quindi, però devo dire che comunque... Abbiamo fatto tanti test durante l'inverno, per cui lui veramente si è impegnato molto, anche perché ha già corso l'anno scorso sempre con le B-Motos, però come compagno aveva Andrea Gagliardini. Quindi quest'anno comunque lui ha scelto me come compagno, e quindi come dire, abbiamo fatto questo grande lavoro durante l'inverno per cercare di farlo migliorare e trasferirgli tutta la mia esperienza che ho acquisito in questi anni, in modo tale da farlo crescere ancora di più rispetto a quello che era l'anno scorso. E devo dire che comunque già la prima gara di Vallelunga i risultati si sono visti, perché è stato davvero bravo e comunque ha lottato veramente duro per portare comunque a casa un buon quarto posto in gara 2, perché davanti a noi c'erano comunque solo le Ferrari, che in questo momento sono comunque imprendibili.
E ci ha servito proprio l'assist il nostro Vito Postiglione, perché si è aperto appunto il campionato italiano di Gran Turismo il 3 maggio con la prima gara a Vallelunga, che ha visto appunto il nostro Postiglione e il suo compagno, diciamo, più difendersi rispetto, come ci diceva, al dominio Ferrari, dove avete comunque raggiunto il 7° posto in classifica generale. Sì, chiaramente la stagione è lunga, quindi abbiamo fatto solo la prima gara, adesso ci sarà il secondo appuntamento a fine maggio a Monza, per cui cercheremo lì di dare del nostro meglio, anche se su quella pista la macchina, la Porsche in cui corriamo, è abbastanza favorita comunque dal circuito, quindi cercheremo sicuramente di portare comunque un buon risultato, e il nostro obiettivo è comunque almeno di vincere gara 1. È sempre avanti agli altri pure fuori dalla pista, perché era proprio la domandina che avrei voluto farti, perché il 31 maggio ovviamente si passa nel tempio della velocità ovviamente a Monza, e chiederti proprio se magari la macchina poteva avere un giusto setup in quel tipo di gara, quel tipo di pista. Ovviamente allora cambiamo domanda, perché già ci ha risposto: correre ovviamente nel noto autodromo così importante, così blasonato, immagino che sia sempre motivo di soddisfazione. Tu lì c'è anche già corso, comunque sempre immagino un'emozione forte che si rinnova di volta in volta. Beh, sicuramente sì, anche perché lì è stata comunque negli ultimi due anni, quindi gli ultimi due titoli che ho vinto, nel 2012 e nel 2013, comunque li ho vinti sul circuito di Monza, perché il campionato si chiude sempre sul circuito di Monza, quindi sia nel 2012 che nel 2013 abbiamo comunque lì vinto i due titoli, quindi comunque è una pista molto importante per me, in più è la pista di casa delle B-Motors, quindi ci teniamo tutti a far bene e cercare di portare più in alto possibile comunque la Porsche. Questo campionato appunto che è appena iniziato, ci fai un giudizio pure su tutte le piste che andrete a affrontare, e se c'è magari l'obiettivo, se si può puntare al successo finale? Beh, sicuramente quest'anno per tutti gli equipaggi che ci sono, devo dire che in Italia e in Europa è il miglior campionato che c'è a livello di Gran Turismo, per la qualità di piloti che ci sono, per le macchine, per tutto, quindi chiaramente non sarà facile, però il nostro obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile. Vedendo un po' come siamo andati a Vallelunga, sicuramente possiamo fare una buona stagione. È chiaro che l'obiettivo nostro è sempre quello di vincere, però dobbiamo stringere i denti e cercare comunque di arrivare sempre alla fine, di portare sempre punti, di portare sempre la macchina a fine gara, perché in questi campionati non devi mai fare zeri, perché comunque ti penalizzano molto, anche se alla fine comunque delle 14 gare previste puoi scartare i due peggiori risultati. Quindi noi cercheremo sempre di portare la macchina a punti. Come dicevo, gli equipaggi sono davvero molto molto forti, quindi comunque io lavorerò molto duramente sempre con Vincenzo per cercare di farlo migliorare ancora e chiaramente di ottenere degli ottimi risultati insieme. Prima di chiudere la prima parte ci volevamo lasciare con questa domandina: tu che tipo di pilota sei? Sei un pilota che magari segue nel dettaglio anche lo sviluppo ingegneristico della macchina, l'evoluzione delle prestazioni della macchina? Beh, sicuramente questo è comunque molto importante, quindi il lavoro che facciamo cerchiamo di farlo soprattutto in pista con l'ingegnere, quindi cercare di trovare il setup giusto per ogni pista, perché chiaramente è molto importante per la macchina, quindi non serve solo la prestazione per fare la qualifica, però serve sia la prestazione per fare la qualifica sia anche la prestazione della durata della gara, perché sono gare che comunque durano 50 minuti. Quindi anche la prestazione sulla gomma, sull'assetto, sulla macchina, in modo tale da poter rendere la macchina comunque fino alla fine sempre costante con i tempi e cercare di essere sempre molto competitivi. E termina qui la prima parte di Sport Inside, sempre con la nostra grande star dei motori, Vito Postiglione. Rimanete lì, perché ci sarà solo un pizzico di pubblicità, poi col gas spalancato ancora con Postiglione.
E rieccoci in studio, è durato davvero pochissimo il nostro spot. Questo è Sport Inside, consueto approfondimento sportivo inerente a tutte le discipline sportive lucane. Prestigioso palcoscenico che è stato calcato e verrà calcato da tutti, dico tutti, i protagonisti dello sport. Oggi parliamo ovviamente di motori e lo facciamo con Vito Postiglione, con il guru della disciplina e del movimento che rappresenta noi lucani su e giù per lo stivale e anche al di là dei confini italiani. Allora, prima di rituffarci ovviamente nel nostro talk show, nel nostro dibattito, andare a stimolare il nostro ospite, ci andiamo a godere la seconda parte della nostra grande storia. Teatro del secondo appuntamento stagionale del campionato italiano Gran Turismo è stato il prestigioso tracciato austriaco del Red Bull Ring, dove nelle due gare disputate Ferrari e Porsche si sono divisi le vittorie. Al successo in gara 1 dei portacolori del Black Bull Swiss Racing, Mirko Venturi e Tommaso Maino, al volante della 458 Italia, hanno risposto nella seconda frazione Vito Postiglione e Luigi Lucchini con la GT3R dell'EB Motors. Gara 2, che registrava subito il ritiro della Gagliardo di Barri per un problema elettrico, si apriva nel segno di Postiglione che balzava al comando davanti a Venturi, Frassinetti, Lancieri e Capello. In più occasioni Venturi tentava l'attacco a Postiglione, ma il pilota dell'EB Motors era bravo a rintuzzare tutti gli attacchi. Alla 16ª tornata arrivava il colpo di scena con Venturi che riusciva ad affiancare il leader della corsa a Postiglione, ma alla curva 1 il reggiano entrava in contatto con Mappelli che in ritardo di un giro dopo aver preso il volante da Passuti li precedeva entrambi. Ad avere la peggio era Venturi, costretto al ritiro, mentre Postiglione riprendeva il comando davanti a Capello e Lancieri. Al rientro in pista di tutte le vetture, dopo i cambi pilota, Lucchini, subentrato a Postiglione, si confermava al comando davanti a Ciro. Negli ultimi giri era la lotta per i tre gradini del podio a caratterizzare la gara, con Lucchini abile a tenere dietro Ciro, mentre Christofferson aveva il suo bel da fare per difendere la terza piazza dagli attacchi di Michela Cerruti. Con diversi duelli per il primo posto, peraltro sempre molto corretti, la gara si trascinava fin sotto la bandiera a scacchi, con un arrivo al photo finish che consegnava la vittoria a Postiglione Lucchini, davanti a Lancieri Ciro e Frassinetti Christofferson. Come dicevo prima del mio turno, sarebbe stata una gara molto, molto dura. Lo è stato fino all'ultima curva, per fortuna sono riuscito a tenere testa alla Ferrari dietro di me e sono riuscito a chiudere il primo posto. Devo ringraziare sicuramente Vito per l'ottimo lavoro e soprattutto anche il team. Sì, come diceva Luigi, comunque oggi è stato davvero bravo a tenere dietro comunque Ciro, sicuramente ha molta più esperienza di Luigi, quindi devo dire che è stato veramente bravo. Un ringraziamento al team, come al solito, che ci mette sempre il massimo e nelle condizioni per poter vincere, quindi veramente un ringraziamento a tutti. Sono Vito Postiglione e Luigi Lucchini, i vincitori della classe GT3 dell'11ª edizione del campionato italiano Gran Turismo. I portacolori dell'EB Motors al volante della Porsche GT3R in gara 2 dell'ultimo appuntamento stagionale disputato a Monza hanno tagliato il traguardo in sesta posizione, concludendo a 141 punti in classifica generale, davanti ai portacolori BMW Comandini Colombo, staccati di 16 lunghezze, e all'equipaggio Ferrari Venturi Maino, che hanno chiuso la stagione a quota 123. Ma alla fine comunque si giocava tutto qui il campionato, visto che eravamo tutti lì con i punti, quindi alla fine chi sbagliava meno è quello che portava a casa il campionato. Noi siamo stati bravi, alla fine non abbiamo sbagliato niente, sia io che Luigi. Comunque in questo weekend è stato veramente molto molto veloce, quindi l'ha dimostrato subito dalle prime prove libere. Alla fine ci siamo comunque aggiudicati questo campionato, che credo che comunque l'abbiamo meritato tutto, e grazie veramente al team, Enrico Borghi, tutti i ragazzi che veramente hanno lavorato tanto per portare a casa questo titolo. E in più volevo dedicare questa vittoria comunque a tutta la mia famiglia, a mia moglie in particolare, che in questo momento sta passando un momento un po' giù, e quindi gli faccio veramente tanti tanti auguri. Grazie. Condivido naturalmente tutto quello che ha detto Vito, e mi rimane veramente solo da ringraziare lui, il team e tutti quelli che ci hanno supportato ed aiutato a raggiungere questo risultato. Per i portacolori dell'EB Motors è stato un autentico trionfo, maturato già in gara 1, che ha registrato il dominio Porsche e concluso nella rocambolesca gara finale, dove si è registrata la defiance degli altri due equipaggi ancora in lizza per il titolo. L'ultimo weekend agonistico era iniziato nel migliore dei modi per Postiglione e Lucchini, saliti in gara 1 sul gradino più alto del podio davanti ad altre due Porsche, quelle di Passuti Mappelli e di Raginger Renauer.
Con la terza vittoria stagionale, l'equipaggio della squadra di Enrico Borghi metteva una seria ipoteca sul titolo italiano, anche perché i diretti antagonisti per il titolo non andavano oltre il sesto posto. Venturi Maino, infatti, nel finale di gara, mentre erano al comando, deciappavano una gomma, lasciando agli avversari della Porsche la vittoria e i punti pesanti per la corsa al titolo. Comandini Colombo invece chiudevano settimi a causa della penalizzazione in tempo prevista dal regolamento al cambio pilota. Gara 2 si apriva con una classifica nettamente a favore di Postiglione e Lucchini, ma gli avversari erano pronti ad una gara d'attacco per tentare il tutto per tutto. Al secondo giro però un contatto tra Maino e Mapelli, quest'ultimo penalizzato nel post-gara, portava il pilota Ferrari sulla ghiaia causando il deciappamento di un pneumatico e il successivo rientro ai box. I portacolori delle Black Bull Swiss Racing concludevano la gara solamente dodicesimi, abbandonando così ogni speranza di contendere il titolo ai piloti Porsche. Stessa sorte per i portacolori BMW Comandini Colombo, che erano costretti al ritiro al settimo giro per un testa coda del giovane pilota piemontese, consegnando il titolo GT3 ai portacolori delle B-Motors, sesti al traguardo. Con le due gare di Monza, l'undicesima stagione del campionato italiano Gran Turismo è andata così in archivio. Il bilancio è certamente positivo grazie ai grandi piloti, vetture e team di prestigio che hanno offerto spettacolo, agonismo e tecnica, nella miglior tradizione della serie tricolore che ritornerà in pista il prossimo 4 maggio per una nuova esaltante stagione di corse. E ci siamo fatti inondare dallo champagne di Vito Postiglione per il successo del campionato italiano Gran Turismo del 2013. Allora, Vito, rivedendo queste immagini, cosa pensi a vedere queste immagini a distanza di anni? Cosa si prova? Comunque è sempre un'emozione fortissima, quindi comunque rivedendola mi è venuta comunque la pelle d'oca, perché è il lavoro di un anno intero della squadra, di tutti, quindi quando raggiungi questi obiettivi l'emozione è davvero forte, in più comunque tanti tifosi che comunque mi seguono sempre, tanti miei amici, quindi è una soddisfazione davvero grande. Si notava anche nel video comunque un grande feeling con Lucchini sia in pista che fuori dalla pista. Beh, questo comunque è molto importante, quindi devi veramente avere un rapporto, serio, leale, quindi è molto importante chiaramente creare questa situazione di feeling, soprattutto con il compagno di squadra, perché alla fine condividi comunque l'auto per tutta la stagione con lui, quindi principalmente, come dicevo, è importante il feeling giusto per ottenere questi obiettivi. Hai parlato ovviamente del lavoro di team durato tutto un anno, e quindi qual è stato secondo te il momento chiave poi per la vittoria finale di questo campionato? Beh, sicuramente è stata comunque la costanza di tutto il campionato, perché noi abbiamo fatto 14 gare, per cui la nostra macchina è stata sempre performante in tutte le gare. Siamo sempre arrivati a punti, mai un problema tecnico, mai un problema meccanico, quindi questo è anche il grande valore della squadra che comunque io corro attualmente, e devo fargli davvero i complimenti perché sono grandissimi tutti, a partire da Enrico Borghi che è il titolare della squadra, dei ragazzi che lavorano, dagli ingegneri, da tutti, anche dal meccanico, da quello che lava le gomme, da tutti, perché la squadra è molto importante e questi risultati si possono ottenere anche grazie a loro. Quindi prestazioni affidabili della Porsche, e ovviamente poi volevo chiederti, 156 podi non si fanno di certo per scherzo, dietro c'è la fame di vittoria, la fame di superare il limite, di superare il proprio limite. Beh, sicuramente questo è la costanza di tutto quello che ho fatto negli anni, quindi perché praticamente questo sport ormai ce l'ho nel sangue, quindi è un po' la mia vita, no? Quindi ci metto il massimo dell'impegno sempre, dal momento in cui infilo il casco in testa, quindi per me esiste solamente la pista, esiste solamente le traiettorie, i punti di frenata, tutto quello che c'è per essere sempre al top, per essere sempre al 100% e per essere sempre concentrato per raggiungere gli obiettivi che comunque ho sempre creduto e per arrivare, insomma, dove siamo arrivati. Dietro ci sono magari anche momenti
negativi che un pilota può vivere magari nella sua carriera, sia fuori che dentro la pista, momenti negativi che spingono a cercare di rialzarti, di riscattarti e raggiungere nuovamente la vittoria, che poi alla fine è la panacea di tutti i mali? Beh, sicuramente sì, magari non tutte le stagioni sono uguali, quindi comunque ci sono state anche delle stagioni un po' più negative, però come dicevo, comunque al mio fianco ho tante persone che comunque mi sostengono, mi seguono sempre, in più ormai sono 10 anni che viene sempre con me Enzo Guarino, che praticamente sta sempre con me, mi segue sempre, quindi lui veramente mi ha dato un grosso aiuto anche mentale, a stare tranquillo, a darmi serenità, tranquillità, quindi questi risultati, diciamo, devo comunque anche a lui, perché veramente mi è stato molto vicino e comunque mi ha seguito molto in tutta la mia carriera, quindi grazie anche a lui. Prima di chiudere il capitolo del campionato italiano Gran Turismo, vorremmo provare a proiettarci nel tuo casco mentre gareggi. Cosa si prova a superare il limite? Cosa si prova a andare al gas spalancato? Beh, sicuramente è un'emozione grande, però per poter fare questo devi comunque essere concentrato al 100%, perché devi cercare comunque di non fare errori, di non sbagliare, perché comunque le velocità sono molto alte, anche se abbiamo tutte le sicurezze e tutto, però ripeto, devi essere veramente concentrato al 100%, stare sereno, tranquillo e chiaramente con tutta l'esperienza che ho maturato in questi anni cerco comunque di dare sempre il 100% in tutto e hai comunque un'adrenalina addosso che è una cosa fantastica. E ovviamente in questo excursus del palmarès di successi di Vito Postiglione, fondamentale, una pietra miliare, è anche il successo nel Ferrari Challenge del 2007. Allora andiamoci a vedere proprio un piccolo tributo della grande prestazione del nostro Vito Postiglione a bordo del cavallino rampante. Podio Ferrari, consegna il trofeo al terzo classificato, l'ingegnere Amedeo. Abbiamo il sindaco di Scarpellina, la signora Sandra Galazzo, e il presidente Luca di Montezemolo per il vincitore Vito Postiglione, per il nostro presidente che si congratula con il vincitore delle finali mondiali qui al Mugello. Il grande applauso, la grande festa con questo podio che chiude il campionato del Ferrari Challenge, il trofeo Pirelli presentato da Theo Maier, responsabile Pirelli competizione del Ferrari Challenge. Consegniamo il trofeo Pirelli al vincitore Vito Postiglione. Theo Maier, il responsabile Pirelli competizione, con il grande abbraccio del pubblico, i grandi eventi fino alla gara finale in Brasile e il successo di Kimi Räikkönen. Vito, sei stato fenomenale, hai vinto te questo campionato, l'hai vinto soprattutto ieri, qui è stato freddo, bravo Vito! Sei grande Vito, te l'avevo detto che vincevamo e ce l'abbiamo fatta! È stata dura, però è una cosa che ci voleva. Per la sua correttezza e per la sua costanza, bravo, sei un grande, E il grande successo con il cavallino rampante nel trofeo Pirelli Ferrari Challenge del 2007. Allora Vito, vogliamo sapere la prima cosa che ti viene in mente dopo rivedere queste immagini dopo 8 anni. Beh, anche qui comunque è un'emozione grande, soprattutto
comunque vincere sia il campionato italiano che la finale mondiale, e visto che nel 2006 mi è sfuggita proprio per niente, quindi l'obiettivo era quello ed è stato raggiunto. In più, chiaramente, essere premiati comunque da Montezemolo davanti a tante persone, comunque è un'emozione grande, da Jean Todt, che all'epoca era ancora parte della Ferrari, quindi sono comunque emozioni e soddisfazioni che comunque ti rimangono dentro. Non... Abbiamo visto ovviamente nel video anche un messaggio di tuo padre alla fine, il sostegno ovviamente di tuo padre e di tutta la famiglia, ovviamente credo che sia stato fondamentale nell'accompagnamento della tua carriera. Certo, chiaramente tutto questo è comunque grazie a lui, perché chiaramente mi ha dato la possibilità di poter entrare in questo mondo, poi piano piano mi sono fatto strada da solo, ma sicuramente senza di lui comunque non potevo arrivare a questi risultati, anche perché, come sappiamo, è comunque uno sport molto costoso, per cui avevo comunque bisogno di lui che mi inseriva in questo mondo, e poi da lì in poi sono comunque riuscito ad ottenere dei risultati molto importanti, e quindi alla fine siamo riusciti comunque ad andare avanti. Ovviamente nel video abbiamo visto, come c'è detto pure poco prima Chico, la premiazione di Jean Todt, allora capo meccanico del team Ferrari, e di Montezemolo, le pietre miliari dell'automobilismo internazionale. E volevo chiederti, appunto, ovviamente un sogno, ce l'hai detto, essere premiati da questi due personaggi di spicco, quindi un sogno che si realizza fin da quando eri bambino. Appunto, voglio chiederti se da bambino te lo immaginavi così. Beh, sicuramente no, fino a quando, ripeto, ho iniziato a muovere comunque i primi passi con il go-kart, ma sinceramente se vado un po' indietro negli anni, comunque non pensavo mai di arrivare a questi risultati. Probabilmente tutto questo è perché veramente ci ho messo tanto impegno sempre, e quindi alla fine i risultati comunque sono arrivati. Ho cercato comunque di correre sempre nelle squadre giuste, per cui per ottenere dei grandi risultati comunque hai bisogno anche di loro. Se chi gioca al calcio magari fin da quando è stato piccolo sogna magari di indossare la maglia della nazionale da quando erano bambini, tu da bambino fantasticavi un giorno di salire sul podio e essere premiato da Montezemolo e Jean Todt? Beh, sicuramente comunque ho sempre seguito un po' le auto, perché comunque mi sono sempre piaciute, però arrivare a quel momento lì sinceramente no, quindi quando siamo arrivati nell'anno in cui abbiamo vinto comunque il titolo ed essere premiato da Montezemolo, comunque è davvero una grande soddisfazione. I risultati del tuo curriculum sportivo, del tuo palmarès, fanno emergere una versatilità, Chico, nel senso che ti cimenti con diverse discipline, e tu prima hai fatto un accenno anche alla 2 e alla 6 ore di Vallelunga, ma anche ai diversi successi al Motor Show di Bologna. Sì, chiaramente lì sono comunque discipline un po' diverse, perché chiaramente la 6 ore sono gare di durata, gare in cui comunque partecipi in 3 piloti, poi ci sono anche gare più importanti come c'è la 12 ore, la 24 ore, e queste sono le gare, diciamo, molto più importanti diciamo nell'ambito delle gare Gran Turismo, chiaramente non escludendo, diciamo, il discorso Formula 1, che sono due cose totalmente diverse. E la 2 ore invece lì si corre in 2 piloti, per cui fai comunque un'ora a testa. Invece per quanto riguarda il Motor Show, praticamente sono scontri, quindi alla fine vince chi gira nel miglior tempo previsto. E queste gare al Motor Show prevedono anche la presenza di molti campioni, sia delle 2 ruote che delle 4 ruote? Beh, è chiaro, lì comunque c'è un pubblico davvero grande, quindi cioè, le tribune piene, quindi comunque vincere lì è comunque sempre una vittoria, chiaramente. È chiaro che è diverso, diciamo, rispetto alle gare che noi facciamo, però comunque è sempre una grande soddisfazione davanti a migliaia di persone. Chico, prima di lasciarci vorrei chiederti se anche la vita la vivi con il piede sempre pigiato sull'acceleratore a tutto gas, non in auto ovviamente, perché la sicurezza stradale è fondamentale, però nel senso di se ti vivi la vita al pieno, come fai quando gareggi? Beh, sicuramente sì, comunque è una cosa che hai dentro, però come dicevi tu, chiaramente su strada bisogna andare piano, perché
la sicurezza è la prima cosa di tutti, quindi per cui, come dire, io viaggio comunque rispetto sempre i limiti e ad oggi non ti nascondo che ho il massimo del punteggio sulla patente, quindi questo ti dimostra che comunque sono molto attento su strada e chiaramente in pista do il massimo di quello che devo dare. Abbiamo visto, ovviamente abbiamo letto, abbiamo presentato solo una piccola parte del tuo palmarès. Vedendolo ora, tutta la tua carriera che hai vissuto fino a ora, che ancora continuerà, andrà avanti per anni, e a chi ti senti di dire? Ovviamente un palmarès lunghissimo, quasi una lista della spesa, non siamo riusciti a dirle tutte, ovviamente, i successi del nostro Chico, abbiamo cercato di toccare quelli più importanti e che sono tutti fondamentali. Però a ritroso, andando a vedere tutti questi successi dopo tutti questi tantissimi anni di carriera, a chi magari ti senti di dire grazie, oltre ovviamente al sostegno immancabile della tua famiglia? Beh, sicuramente anche comunque a tutte le persone che mi sono state vicino in questi anni, chiaramente a tutte le squadre, non sto qui adesso ad elencarle tutte perché anche loro sono importanti, come dicevo, e chiaramente anche a tutti i nostri partner, perché comunque alla fine mi hanno dato anche loro la possibilità di poter arrivare dove sono arrivato, e ancora oggi devo comunque dire grazie a loro perché mi sostengono da anni, credono in me e quindi davvero loro sono anche parte di questi risultati. Allora Chico, ricordiamo ai nostri telespettatori la prossima gara che ti cimenterai a fare il 31 maggio e poi se magari i tuoi fan possono seguire le tue prestazioni anche in tempo reale da qualche parte seguendo le tue informazioni. Sì, chiaramente noi abbiamo fatto un nuovo sito online che è attivo dal 1° di maggio. Per cui si può seguire lì, è tutto in diretta, quindi su iPad, iPhone, tutti questi smartphone si possono seguire di là. In più abbiamo una pagina su Facebook che è Vito Chico Postiglione, quindi lì c'è tutto in tempo reale, e in più chiaramente su tutti i siti chiaramente del motorsport, da Omnicorse, Italia Racing, il sito della squadra B Motors, quindi cerchiamo di spingere molto anche in questo, quindi lì ci sono tutte le varie notizie in merito a ogni gara che noi facciamo. E seguiamo dunque le prestazioni della nostra superstar potentina Chico Postiglione, che ovviamente tanto ci rende orgogliosi fuori dai nostri confini regionali ma anche italiani. Allora ringraziamo il nostro Vito Postiglione per aver accettato il nostro invito, grazie per aver preso parte a Sport Inside. Grazie a voi e alla prossima. Ciao a tutti. E soprattutto in bocca al lupo per il proseguo del fitto calendario di eventi in programma. Crepi il lupo. Di nuovo grazie a tutti e alla prossima. Ciao. Grazie per aver assistito con noi a tutto gas con il piede ben pigiato sull'acceleratore insieme a Vito Postiglione. Non rimane che ringraziarvi per essere stati con noi e darvi appuntamento alla prossima puntata di Sport Inside. Grazie ancora, buona continuazione con il palinsesto della Nuova TV. Ciao. Ciao.